E oggi siamo a Falcade, in provincia di Belluno, qui in Piazza Municipio andremo ad eleggere Miss Miluna Veneto, quindi un'altra ragazza che accederà di diritto alle prefinali nazionali dell'85esima edizione di Miss Italia. Rimanete con noi, grazie ovviamente sempre alla regia di Pier Giorgio Maurizio. Loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. Yeah, loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. Andiamo a interrompere il lavoro del nostro fotografo Walter Parisotto, che è impegnato ovviamente nel realizzare degli shooting con le nostre finaliste, ma andiamo a conoscere un gruppo delle nostre concorrenti, vai! Ciao, io sono Alice, ho 23 anni e vengo da Santa Lucia di Piave. Ciao a tutti, sono Morena, ho 26 anni e vengo da Mestre, provincia di Venezia. Buonasera a tutti, sono Basini Elena, ho 21 anni e vengo da Senzinica Gordino, in provincia di Belluno. Questo è il trono e poi andiamo da lei. Buonasera a tutti, mi chiamo Sofia Gerrizzo, ho 18 anni e vengo da Treviso. Buonasera a tutti, sono Lorena, ho 21 anni e vengo da Limana, in provincia di Belluno. Buonasera a tutti, sono Martina, ho 21 anni e vengo da Taibona Gordino, in provincia di Belluno. E queste sono sei, andiamo a conoscere le prossime, con un po' di pazienza. E c'è questo gruppo di ragazze che è impegnata nelle prove, sempre con Paola Rizzotti. Ti lascio Paola, anche se ringraziamo sempre Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, esclusivista di Miss Italia in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia. Posso prendere queste ragazze qui che sono in attesa di iniziare le prove e quindi andiamo a conoscerle, prego. Buonasera, sono Elena Sofia Alessandri, ho 18 anni e vengo da Venezia. Buonasera a tutti, sono Alice Biglia, ho 24 anni e vengo da Cesio Maggiore, in provincia di Belluno. Buonasera a tutti, sono Bagrin Corina, ho 21 anni e vengo da Isola della Scala, in provincia di Verona. Buonasera a tutti, sono Elena De Luca, ho 23 anni e vengo da Follina, in provincia di Treviso. Buonasera a tutti, sono Aurora Di Franco, ho 20 anni e vengo da Spinea, in provincia di Venezia. Buonasera a tutti, sono Nicole Dalmagro, vengo da Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno e ho 20 anni. Buonasera a tutti, sono Nicole Mariotto, 18 anni e vivo a Codogna, in provincia di Treviso. Belli questi angoli di Falcade, perché in realtà Miss Italia serve anche a questo, a conoscere delle città bellissime, degli scorci straordinari. Walter, scusa, ma devo impedirti di fare il tuo lavoro, perché abbiamo un altro gruppo di finaliste per questa serata dove andremo ad eleggere Miss Miluna Veneto. Andate a presentarci. Buonasera a tutti, mi chiamo Federica Driusso, ho 25 anni e vengo da Martellago, in provincia di Venezia. Buonasera a tutti, mi chiamo Beatrice Rossi, ho 21 anni e vengo da Valdagno, in provincia di Vicenza. Buonasera a tutti, sono Verdolin Giulia, ho 23 anni e vengo da San Giovanni Lupo Toto, in provincia di Verona. Buonasera a tutti, sono Greta Bison, ho 22 anni e vengo da Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza. Buonasera a tutti, mi chiamo Viola Alberti, vengo da Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, 18 anni. Buonasera a tutti, sono Elise Nache, ho 20 anni e vengo da Scorzè, in provincia di Venezia. E non finisce qui. Can't you see that I just need to be by myself? I have told you many times now. But somewhere I go and hide, looking for a new start. Yeah, somewhere I go and hide, looking for a new start, for a new start. Alle nostre
spalle la scenografia di Miss Italia, con noi il sindaco di Falcade, Mauro Salvaterra. Buonasera. Sindaco, buonasera a lei, grazie innanzitutto per aver deciso di riportare la finale regionale dove andremo ad eleggere Miss Miluna qui a Falcade. No, grazie a voi di essere tornati. Oramai l'evento Miss Miluna sta diventando un evento fisso che si ripete anno dopo anno. L'anno scorso era la prima volta, abbiamo avuto una bella soddisfazione, c'era gente, è stato un bel evento, è piaciuto e abbiamo deciso di ripeterlo, quindi vi ringrazio io a voi di essere tornati. Durante l'anno poi, oltre alle selezioni regionali come quella di stasera, abbiamo fatto anche altre due tappe all'Aresei, una invernale e una estiva. Oramai Miss Italia vive a Falcade praticamente. Siamo di casa, è diventata la nostra casa. Tra... consigliere delegato al turismo per il comune di Falcade, che è Fulvio Valt. Fulvio, grazie ancora anche a lei. Grazie anche a voi, di nuovo qui a Falcade, nella versione di nuovo estiva nel 2024. È una stagione turistica che sta andando alla grande, merito del tempo, del clima. Il caldo sicuramente favorisce la montagna, quindi Falcade sta vivendo un grande periodo di turismo. E poi parliamo anche di scuole di sci a Falcade, perché adesso magari sembra fuori luogo, anche se vedrete alcune immagini, ci saranno delle sorprese. Parliamo delle scuole di sci, dove lei è anche direttore, un ruolo importante. Sì, ci sono tre scuole di sci attive sul territorio di Falcade, una la scuola di sci nordico Falcade, la scuola sci Falcade e la scuola sci Equipe, che io dirigo. E sfileranno i maestri di sci, perché è stato un bel evento l'anno scorso e quindi vogliamo ripeterlo, e sfileranno i maestri di sci insieme alle Miss. Avete capito? Questa è Falcade, questa è Miss Miluna Veneto. Rimanete con noi, continuate a seguirci con queste immagini di Pier Giorgio Maurizio e protagoniste queste bellissime ragazze. Chi sarà Miss Miluna Veneto? Beh, lo sapremo alla fine di questo filmato. Vince il titolo di Miss Miluna Veneto 2024. Quindi è ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia la concorrente numero 5, Federica Drius di Martellago, provincia di Venezia. È lei Miss Miluna e arriva il sindaco con la fascia. Come on.
E siamo arrivati al termine di questa serata, elezione di Miss Miluna Veneto qui a Falcade. Ecco che si stanno salutando il sindaco Mauro Salvaterra, che ringrazio, insieme al consigliere delegato al turismo Fulvio Valt. Ma chi stavano salutando? Lei, la vincitrice del titolo di Miss Miluna Veneto, colei ovviamente che è già ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia. Presentati. Salve a tutti, sono Federica Driusso, ho 25 anni e vengo da Martellago in provincia di Venezia. E però un salutino in cinese tu ce lo fai, perché l'hai fatto qui al pubblico, lo fai anche a noi che ci stanno, a coloro che ci stanno seguendo. Assolutamente. Si è da già. Grazie mille a tutti. Tutto qua? E allora ringraziamo Federica Driusso, ringraziamo ovviamente Pier Giorgio Maurizio per le riprese. Un ringraziamento particolare va a Paola Rizzotti, agenzia Modashow.it, esclusivista di Miss Italia in Veneto. Grazie a Falcade e grazie a voi che ci seguite con tanta simpatia. Pier Giorgio Maurizio continua le riprese e adesso stacca. Ciao.